Gentili telespettatori, a voi tutti la più cordiale buonasera. Siete collegati in diretta con lo Stadio Olimpico di Roma per seguire la gara di ritorno dei 32esimi di finale, primo turno della Coppa UEFA tra la Roma e il Wacker di Innsbruck. All'andata 4-1 per i giallorossi di Boskov. Un risultato che, se da un lato non lascia dubbi sulla qualificazione della squadra romanista, dall'altro potrebbe consentire all'11 di Boskov un approccio psicologico ideale ai fini dello spettacolo ed è quanto ci auguriamo. Prezzi popolari per questa 110ª partita europea della Roma, i posti più cari, la tribuna Montemario, costano 50.000 lire, ma questa mossa del presidente Ciarrapico ha sortito un effetto solo parziale, come vi documentano queste immagini che vi manda la squadra tecnica orchestrata da Nazareno Balani. Sul piano tecnico sono molti i motivi di interesse. Innanzitutto il rientro nella Roma di Thomas Hessler. L'assenza del tedesco è durata oltre un mese, ora si ripropone al pubblico giallorosso sperando di aumentare il tasso di fantasia della squadra giallorossa. Hessler, uno dei giocatori più in forma dello scorso campionato europeo, bloccato da un infortunio al ginocchio proprio in una fase di grande condizione. Ecco la formazione del Wacker di Innsbruck, allenato da Branko Elsner, tecnico sloveno. In campo Orase, Rus, Streicher, Bazinger, Lesiak, Schneider, Kirchler, Baur, Danek, Ben e Westerthaler. Il Wacker deve rinunciare al suo capitano Linzmeier, che ha patito la frattura di due costole e anche un brutto colpo ad un rene contro l'Austria Vienna. Era appena rientrato da un infortunio durato tre mesi in pratica. Questa è la panchina con Hurtnagel, Spielmann, Hartmann, Lorenz e Devora, che è il portiere di riserva con il numero 16. E adesso andremo a vedere la formazione della Roma. Dicevamo sorprendente, con Cervone, Garzia, Nela, Piacentini, Aldair, Comi, Caniggia, Hessler, Carnevale, Giannini e Salzano. Dunque molte novità, qualificazione in pratica già ottenuta, dunque Boskov concede ribalta a uomini tradizionalmente in penombra. Questi sono i giocatori in panchina: Zinetti, Tempestilli, Benedetti, Bonacina e Rizzitelli. Dunque restano fuori Carboni, Muzzi e anche Mihajlovic, che aveva saltato anche la gara di andata, all'epoca squalificato. Stavolta Mihajlovic approfitta di una qualificazione ormai scontata per curare meglio il mal di schiena che da un po' di tempo lo affligge. Ma avete anche visto l'inserimento come titolare di Sebino Nela, dunque chiusa definitivamente la polemica con la società. Si era parlato anche di un possibile distacco di Nela dalla Roma. Ricordiamo che Sebino Nela è la sua 12ª stagione con la maglia giallorossa. In campo figura anche con la maglia numero 9 Andrea Carnevale ed è in panchina invece Ruggero Rizzitelli. Ecco la Roma, allenata da Vujadin Boskov, 61enne, sempre puntuali nel loro sostegno i tifosi della Curva Sud. L'ultima esibizione europea della Roma, mi riferisco alla scorsa stagione, non fu certo entusiasmante, Coppa delle Coppe in casa con il Monaco, una partita davvero mediocre da parte dei giallorossi che poi non seppero riscattarsi nella gara di ritorno del Principato di Monaco. Colpì nello stadio Louis II addirittura Rui Barros, che era stato grande protagonista anche qui allo Stadio Olimpico. Poi il Monaco perse la finale con il Werder Brema. Ora però è cambiato lo scenario, una Roma sulla carta più forte rispetto a quella della precedente stagione. È una Roma che ha cominciato alla grande il suo cammino europeo in trasferta vincendo per 4-1. Una grande prestazione di Giuseppe Giannini, capitano della Roma ma anche leader in campo in questa fase iniziale della stagione. Ecco la panchina romanista, si è alzato appena il portiere di riserva Zinetti, che ha subito un brutto colpo al mento a 4 punti di sutura. L'incontro sarà diretto da un arbitro svedese, si tratta di Leif Sundell, 34enne,
di Borlänge ha proprio la vocazione al comando, perché nella vita fa l'ufficiale dell'esercito svedese. Ed ecco la panchina del Bäcker Innsbruck, allenato da Branko Elsner, in pratica un coetaneo di Boskov, sloveno ed ex selezionatore della nazionale austriaca. Dunque tra poco comincerà questa sfida tra Roma e Bäcker Innsbruck, ci si attende una discreta qualità dello spettacolo. E intanto le squadre stanno osservando un minuto di raccoglimento in memoria del vicepresidente della FIFA e presidente della Federcalcio tedesca, Neuberger, che si è spento dopo una lunga malattia. Un minuto di raccoglimento che ha colto un po' di sorpresa anche gli addetti ai lavori. Arriva comunque la conferma da parte dello speaker dello Stadio Olimpico. Dunque adesso tutto è pronto per questa gara, 110ª partita europea della Roma, e giocano proprio i giallorossi questo primo pallone con Aldair, che stasera naturalmente dovrà accollarsi compiti di marcatura, perché il libero è Comi, altro giocatore che non ha molte occasioni per mettersi in evidenza, non riesce a raggiungere i compagni. Danek, il bomber del Bäcker, Hesler si è sistemato subito a ridosso delle punte, Mela, Carnevale ancora in posizione di ala sinistra, tocca a Salzano e poi Hesler di prima intenzione. C'è il calcio d'angolo in favore della Roma, non se n'è accorto il guardaline, spera di fare una bella figura la squadra austriaca dopo aver ceduto notevolmente in casa davanti al pubblico amico. Westerthaler, Danek, lo scatto di Westerthaler e si aiuta con molto mestiere Garzia, anche appoggiandosi su un fianco dell'avversario. Ben, ancora il Bäcker, una chance e la parata da parte di Cervone, un Bäcker che si è messo in buona evidenza con Westerthaler, tiro non potente. Rivediamo l'azione, ecco Garzia e forse c'erano anche gli estremi per un calcio di rigore, un episodio che lascia qualche dubbio. Al quinto minuto del primo tempo, Garzia afferrato per il braccio sinistro, Westerthaler che poi rialzatosi sugli sviluppi dell'azione è andato a concludere in modo debole. Ora la risposta della Roma con Salzano in diagonale largo, ecco inquadrato Fausto Salzano, compirà 30 anni il 18 dicembre. Il sinistro di Salzano, cercato l'angolo più lontano, è stato fermato Caniggia, poi Hesler, servono i suoi guizzi, le sue invenzioni. Hesler, Caniggia, ecco l'occasione, ma arriva Oraze, perfetto il tempo della sua uscita. Resta anche infortunato Oraze. Piacentini, Comi, lo scambio con Salzano, Garzia, ampio spazio davanti a sé. Mela, di prima, Hesler a sinistra. Il numero di Hesler in tunnel, poi il dribbling a rientrare, ancora Hesler, scalda la platea giallorossa, Thomas Hesler. Il suo spunto al 27esimo minuto. Splendido anche l'avvio di quest'azione, ma giustamente si torna in diretta, c'è il cross di Hesler, anticipato al Dair. Poi Piacentini. Due giocatori della Roma addirittura in fuorigioco, Caniggia e Carnevale. E subito si fanno sentire i tifosi della Roma, è bastata una invenzione di Hesler.
incoraggiamento puntualmente sottolineato dalle telecamere. Baur, Kirchler, prova il destro, traversa, gran conclusione e traversa al 42esimo minuto e mezzo del primo tempo in casa della Roma. Piacentini, Giannini, palla giocabile per Hesler, va a chiudere Russo, Hesler, Caniggia e finalmente la Roma si fa vedere pericolosamente. In zona recupero, il colpo di testa di Caniggia, il taglio con l'interno destro di Hesler e Caniggia, un colpo di testa che evoca dei fantasmi per i tifosi italiani. Ricordiamo il colpo di testa di Napoli nella semifinale del mondiale. Ed ora l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi al termine del primo tempo. Roma 0, Wacker Innsbruck 0. Speriamo che si alzi la qualità dello spettacolo nella ripresa. Intanto la linea al telegiornale. Ed eccovi di nuovo collegati in diretta con lo Stadio Olimpico di Roma, dove tra qualche minuto comincerà il secondo tempo della partita di ritorno dei 32esimi di finale della Coppa UEFA tra la Roma ed il Wacker Innsbruck. Ecco la sintesi della prima frazione di gioco, 0-0 il risultato. Maggior possesso di palla ed è andato interessante da parte del Wacker con il 56%. La testimonianza di una Roma che non ha saputo fare, come si dice in gergo, la partita, un compito che peraltro spetta alla squadra austriaca alla luce del risultato dell'andata. La Roma ha vinto due settimane fa ad Innsbruck per 4-1, in pratica già ipotecando la qualificazione al secondo turno. Le telecamere si soffermano su Bonacina, che entra in campo dall'inizio della ripresa con il numero 15. Ricordo lo schieramento del primo tempo: Cervone, Garzia, Nela, Piacentini, Aldair, Comi, Caniggia, Hesler, Carnevale, Giannini e Salzano. Non mi sembra di vedere sostituzioni tra le fila del Wacker, che ha condotto una partita diligente. E Bonacina è andato a piazzarsi sul numero 8 Baur. Fermato Caniggia, un brutto intervento da parte di Streiter, restano a terra entrambi. Siamo al secondo minuto della ripresa. Caniggia e Streiter in libero a terra. Ecco il controllo di esterno destro a rientrare di Caniggia, travolto da questo fallo intenzionale di Streiter. Claudio Pol Caniggia a Innsbruck, il suo primo gol nelle coppe europee, non era mai andato a segno nello scenario continentale con l'Atalanta, ha anche fatto un gol al Foggia. Un po' preoccupato Mascetti in piedi, intanto si sta scaldando, lo vedete con il pettorale numero 16, anche Rizzitelli, Ruggero Rizzitelli, forse Boskov lo manderà in campo anche per dare maggiore linfa all'attacco. Una Roma che ha lasciato molto a desiderare nel corso del primo tempo, una Roma chiaramente appagata dal 4-1 dell'andata, ma comunque è giusto attendersi qualcosa di più, soprattutto in questa esibizione, perché così si può definire, davanti al pubblico amico. Ecco dunque pronto per l'ingresso in campo Rizzitelli, 25enne nato a Margherita di Savoia in provincia di Foggia, è il quinto eurobomber della Roma con 6 reti. Esce proprio Caniggia, dunque Roma con solo due stranieri. Infatti la Roma è la squadra italiana che ha segnato il maggior numero di gol in una partita delle coppe europee. Era il 7 novembre del 62 nella Coppa delle Fiere e i giallorossi dilagarono 10-1 sullo Smirne. Ancora un'azione irregolare, stavolta agli anni di Carnevale, tornando a quel dato di
statistico era la Roma di Manfredini, Angelillo, Vojacono. Ora la posizione è leggermente più centrale per Esler, ma la distanza è notevole. Questa chance su calcio piazzato al quinto minuto della ripresa, sempre 0-0 il risultato. Si piazza Orazze, Esler, gran punizione, gol! Esler e l'Olimpico in piedi. La gioia di Thomas Esler che fa centro nella partita che segna il suo rientro dopo un mese di assenza per infortunio. Thomas Esler, 26enne di Berlino, alto 1,66 m come Aguilera. Rivediamo il sapiente interno destro di Esler, prodezza balistica, niente da fare per Orazze, pure proteso in tuffo. Un numero ormai classico del repertorio di Esler, che non ha ancora risolto definitivamente i problemi ad un ginocchio. Comunque Boskov, d'accordo con il giocatore, ha deciso di farlo giocare in questa partita europea proprio per fargli ritrovare, peraltro con una qualificazione scontata e quindi senza particolari affanni e patemi, il ritmo agonistico. Ancora riproposta la prodezza che da questa angolazione viene maggiormente valorizzata. Sundel, intervento irregolare nei confronti di Aldair. Sempre molto corretto Aldair. Solo un'occhiata nei confronti di Hurtnagel. Sembra quasi che Esler abbia chiesto a Aldair se la sente di provare dalla distanza. Sulla palla c'è anche Giannini. Al limite dell'area Bonacina, Rizzitelli, Giannini prova l'assist per Rizzitelli, bella combinazione della Roma, non aggancia Bonacina proprio all'altezza del dischetto. Buono schema della Roma. Finezza di Giannini per lanciare Esler. Da Rizzitelli ad Aldair. Esler. Piacentini. Può dosare il cross. Giannini ha dovuto colpire arretrando e questo è andato a scapito della potenza. Ecco Giannini. Ha cercato il suo sesto gol nelle coppe europee, ma c'è Esler in area di rigore, va giù. Attaccato da Streiter. Protesta il pubblico, l'arbitro fa proseguire. Rivediamo intanto il colpo di testa di Giannini, buona sospensione, ma dovendo arretrare non ha potuto imprimere forza al suo colpo di testa. Scarpa di bronzo, cioè terzo cannoniere europeo con 29 reti, si assegna nel campionato austriaco. Dalla bandierina russa, spinto Piacentini. A proposito di Nela, che ha giocato il primo tempo, va sottolineato intanto il destro di Giannini e la parata di Orazze. Una fiammata nel finale, Giannini. 29 presenze europee per lui, 5 gol. Ecco il suo destro, molto ben indirizzato, è stata notevole la parata di Orazze. Dicevamo di Nela che giocando stasera è arrivato a quota 50 in quanto a presenze europee, è il leader della Roma in assoluto. Giannini, Aldair, non può ribadire. E anche la squadra austriaca aspetta soltanto la chiusura dell'incontro. Vazinger, potrebbe essere l'ultima occasione. Un po' in ritardo su questa chiusura Aldair e c'è il colpo di testa di Lorenz. Cervone evita alla Roma la beffa del pareggio al 47esimo minuto e 40 secondi. Schiacciato il colpo di testa Lorenz. Rivediamo il cross di Kirchler. Lorenz, era saltato a vuoto Garzia, costringe Cervone in questa deviazione in calcio d'angolo. Streiter. I minuti di recupero sono 3 e mezzo e l'arbitro Sundel dice che può bastare così allo Stadio Olimpico di Roma nella gara di ritorno dei 32esimi di finale della Coppa UEFA. La Roma ha battuto il Wacker di Innsbruck per 1-0. Il gol è stato messo a segno da Thomas Esler sul calcio di punizione al sesto. Questo calcio di punizione che ci viene riproposto dalla regia, un grandissimo interno destro
niente da fare per Orazi, pure proteso in tuffo. Dunque sigillo tedesco su questa vittoria della Roma. Esler che tornava all'attività agonistica dopo un mese di assenza per infortunio. Roma che si qualifica per il secondo turno della Coppa UEFA, come era d'altronde ampiamente scontato dopo il 4-1 dell'andata. È tutto, grazie per l'attenzione e a risentirci.